come vedete avete fatto tantissime richieste, perché questo giardino prima di questa bella opera era malandato, quindi le maestre giustamente non vi portavano fuori. Adesso siamo riusciti con uno sforzo insieme al sindaco, insieme ai consiglieri, al presidente della commissione stessa, a trovare i fondi e fare questo bel giardino, che è uno dei primi che andremo a fare sul territorio del comune. Noi abbiamo sul territorio 34 scuole comunali più i licei, quindi 52 scuole in totale sul Fiumicino. Sono tantissime scuole che fanno un totale di 12.000 studenti, quindi è un comune grande, tanto grande, quindi i fondi sono sempre pochi. Questo è il primo giardino che siamo andati a fare, poi piano piano ci spostiamo anche su Isola Sacra, su Testa di Lepre, su Alamoro, per fare altri giardini del genere. Durante l'estate, questa è un'anticipazione per voi ma anche per i giornalisti, faremo dei lavori importanti in tutte le scuole, sulle facciate, nelle classi, le tinteggiature, nuove aule, così come abbiamo fatto in questi anni. In questi 9 anni abbiamo fatto 33 aule in più, che equivalgono a 3 scuole in più sul territorio, oltre a quelle già fatte. Quindi è un comune che cresce con le famiglie, ma che cresce anche con lo spazio per accogliere quei bambini alla scuola la mattina. Quindi stiamo proseguendo, mano a mano che abbiamo i soldini per fare i lavori, stiamo proseguendo con l'ammodernamento. Quindi questo è un primo lavoro fatto sul giardino, sulla recinzione, ma anche sulla facciata esterna. Avete visto che la facciata esterna nei mesi scorsi stavano sulla gru perché si stava staccando il cornicione, quindi era pericoloso per voi che state sotto, quindi hanno messo in sicurezza anche la facciata della scuola stessa. Quindi state sicuri, in una scuola bella e sicura. Va bene ragazzi? Grazie.